Rieccoci qui, siamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro, mi ritorno in mente appena iniziata in questa diretta da 2 ore fino alle 19 e come potete vedere qui abbiamo con noi 2 ospiti eccezionali, perché... mi sento un po' in imbarazzo veramente. Anch'io. perché sono veramente bravissimi, allora sono 2 polaroider veramente eccezionali. Di cui uno ti posso dire che mi incute un po' di timore perché Alan veramente no, è lui è un grandissimo della fotografia, no? E quindi che dire, dai, presentalo, vai. Allora, immagino che tutti voi abbiate un'idea del mondo delle Polaroid, le Polaroid che spesso si scattano magari anche per ricordare, non so, un incontro tra amici, no? Ci si fa una foto istantanea, rimane per ricordo. Ecco, immaginate. Insomma, mettete da parte questa cosa, immaginate molto, ma molto di più l'arte dentro una Polaroid. E quindi abbiamo con noi, appunto, come diceva Samuel, 2 Polaroiders, Alan Marcheselli, Massimo Chionetti. Perché? Perché ci racconteranno un po' questo mondo bellissimo delle Polaroid, ma lo allacciamo anche ai libri, perché ieri è stata inaugurata la mostra Books on the Wall da Marvin a Torino, in via Carlo Alberto, che vi invitiamo ad andare a vedere, ma che allaccia le Polaroid ai libri. In che modo? Cioè, in che modo vi è venuta questa idea e come effettivamente poi l'avete sviluppata? Allora, normalmente noi creiamo del Call for Artist, facciamo parte di un collettivo che conta oltre 3.000 artisti che lavorano in Polaroid, mi permetto di citarlo, si chiama polaroiders.it, e normalmente facciamo delle call. Stavolta è stata una cosa diversa perché la mission era davvero complicata, ovvero si è chiesto agli artisti di presentare il loro libro preferito in Polaroid, in modo che un utente esterno potesse vincere il libro attraverso le immagini. Per fare questo sono stati contattati gli artisti personalmente, alcuni hanno accettato di buon grado, altri si sono letteralmente spaventati, hanno preferito declinare l'offerta, e abbiamo messo insieme un pool di 18 artisti, tra cui Massimo, dove abbiamo portato su pellicola quello che i libri ci hanno trasmesso come emozione. Cioè ogni Polaroider portava 4 immagini? Normalmente sì, stavolta avevano l'opzione da 3 a 9. Da 3 a 9, per raccontare un libro. Esattamente. La storia di un libro, ok. Non solo la storia, ma anche magari a livello emotivo quello che... Proprio il concetto, più che la storia intera, è letteralmente l'emozione che questo libro gli ha lasciato. E poteva essere un libro dell'infanzia, un libro dei tempi moderni. E Massimo, tu che cosa hai portato? Cioè, insomma, siamo curiosi di conoscere un po' l'artista Massimo, intanto Polaroider, che cosa ha raccontato con queste Polaroid? Allora, io ho colto l'invito che mi ha fatto Alan subito, non ci ho neanche pensato 2 volte su questa cosa. E poi in realtà mi sono trovato veramente in difficoltà, perché io sono anche un lettore accanito e quindi... di libri che mi sono rimasti nel cuore ne avevo veramente tantissimi fra cui scegliere. In realtà ho scelto un libro un po' particolare e ringrazio Alan per aver poi accettato questa cosa, perché è un omaggio a un amico che è mancato da poco, un filosofo, un professore di filosofia alla Federico II di Napoli, a cui ero molto legato, lavoravamo insieme, ed è mancato in maniera inaspettata e crudele pochi giorni prima che Alan mi chiedesse se volevo partecipare a questa cosa. Quindi ho scelto un suo libro che si chiama La vita, un saggio infinito, lui si chiamava Gaetano Iaia, e che è un saggio sulla filosofia di Michel Henry, e ho scelto i pezzi in cui Gaetano raccontava del tormento che non solo l'artista ma l'uomo nell'ammirare il creato, nell'ammirare quello che ha intorno, il tormento che si può provare quando quello che vedi ti entra dentro. E allora ho fatto per la prima volta una serie di autoscatti legati a un po' al dolore che provavo per questa perdita. Quindi questo è un lavoro intenso, veramente un lavoro particolare. Tra l'altro la domanda che io vi faccio adesso è questa, no? Ma la Polaroid, no? La macchina fotografica Polaroid, come mai c'è un ritorno all'analogico in generale? Ci sono molti giovani che stanno tornando all'analogico, ma proprio la macchina Polaroid, perché uno dovrebbe prendere, ecco, questa macchina fotografica datata e utilizzarla oggi? Noi che amiamo, sta fremendo, vuole rispondere a questa domanda? Vai, Alan. Allora, sicuramente non per moda. La prima risposta che mi sento di dare è questa. Certo, tutto quello che si fa per moda è un errore.
la Polaroid, come tutti i mezzi di espressione che vanno dalla scrittura alla fotografia alla pittura a qualsiasi tipo di mezzo di espressione, deve essere scelto per amore. E l'amore per la Polaroid è l'amore per il pezzo unico, per l'immediatezza dello scatto, non per la facilità, e soprattutto l'idea di avere tra le mani una camera oscura. Quindi letteralmente noi usciamo per strada con la nostra camera scura in mano e torniamo a casa col lavoro finito, nel bene o nel male. E la scelta per che qualcuno dovrebbe fare sulla Polaroid è quello, poter produrre dall'inizio alla fine qualcosa tra le proprie mani sul momento. Allora io voglio chiedere anche a Massimo, no? Tu da quanto tempo ti sei avvicinato a questo mondo magnifico delle Polaroid che diventano veramente dei pezzi d'arte? E che legame c'è, visto che tu arrivi dal mondo del teatro, sei un attore, c'è qualcosa che le unisce? I due mondi hanno un qualcosa di simile nel loro fascino? Assolutamente, adesso Alan mi picchierà perché magari dirò delle cose, delle cose imbarazzanti, ma sì. Primo, mi sono avvicinato al mondo delle Polaroid per caso, perché mi è stata regalata una Polaroid dal mio compagno, mi è stata regalata una Polaroid per il mio compleanno. Ma una Polaroid è moderna, cioè di quelle che stanno rifacendo adesso o di quelle datate anni passati? È stata una di quelle uscite da poco, una di quelle, diciamo così, contemporanee. Sì. Che però conservano la meccanica, certo, il sistema, certo, sì, sì. Certo. Il sistema di produzione esattamente come quelle che ci ricordavamo quando eravamo bambini. E da lì ho cominciato a giocare, in realtà, e sono rimasto affascinato dalla possibilità di vedere una cosa, immaginarla, farla passare attraverso questa camera oscura e vedere un'altra cosa, perché il risultato di una Polaroid, almeno nel mio caso, non è mai quello che mi aspetto quando me la immagino o quando scatto. C'è sempre un qualcosa di diverso rispetto alla mia aspettativa iniziale, e c'è sempre qualcosa che mi piace, che mi incuriosisce, che mi fa andare al di là di quello che i miei occhi vedono. È come se ci fosse un altro me che sta facendo qualcosa che tu non stai facendo, esatto, e non puoi controllare, sta ancora facendo qualcos'altro. Quindi mi ha interessato tantissimo questo processo. Poi ho cominciato a studiare, ho cominciato a stalkerare Alan e i Polaroid, un po' come sta facendo una certa Marta Polaroid su Instagram, così, ho cominciato a stalkerare loro, e poi ho preso coraggio, e era una call per Art City Bologna dell'anno scorso, forse, sì, e ho inviato. È inviato. Ed è successo qualcosa. Poi ho detto, tranquillo, vabbè, dai, cosa vuoi che succeda? E poi ho detto, merda, mi hanno accettato. E adesso cosa faccio? E poi da lì è cominciato tutto un lavoro di studio, di curiosità. Perché rispetto al teatro, e qui arriviamo alla seconda domanda, c'è una grande cosa in comune, che è la luce. Il potere che ha la luce di disegnare su una carta chimica, di disegnare quello che tu hai in mente, ma disegnarlo a volte anche meglio, anche in maniera molto più forte, più potente, più emotiva di quello che tu pensavi. E la luce fa questa magia anche in teatro. Noi ci siamo conosciuti in teatro. Sì, 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 dobbiamo dire. E la luce in teatro fa questa magia. Una gelatina, certo, un taglio, uno speciale. E quello che Alan mi rimprovera sempre con belle parole, quasi a volte, quasi mai picchiandomi, quando è necessario, Alan mi picchia, sappiamo, è che io faccio ancora fatica, lo ammetto, faccio ancora fatica a usare la luce con la stessa facilità con cui la uso in teatro. Faccio ancora fatica, più fatica con la Polaroid, e forse perché c'è un aspetto emotivo di osservazione del mondo che non è così distaccato come in teatro, ecco, questo sì. Ma Alan, invece, com'è nato? Che sei un maestro, no? Adesso hai addirittura una scuola, cioè una scuola. Sì. Com'è nata invece in te questa passione? Cioè, com'è nato Alan Polaroider? Perché siamo un po' curiosi. Cioè. Molto brevemente, da ragazzo finì a lavorare in uno studio fotografico, quindi normale fotografia analogica per gli anni che erano la fine degli anni 80.
Per vari motivi all'interno dello studio venne acquistata una Polaroid e fu amore a prima vista. Mi è rimasta nel cuore dall'89, ho cominciato a studiarla in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho avuto la fortuna che il mio primo portfolio, la mia prima mostra, ebbe un buon successo e con quello che ricavai da quella mostra feci un grosso acquisto di pellicole e per un anno smisi di fotografare a fini artistici ma solo a fini didattici. Quindi scattai più di 10.000 Polaroid esclusivamente per essere in grado di capirla il più possibile. Fu un'impresa idiota, no, posso anche dirla così. Caspita, no. Però ha dato i suoi frutti, direi. Mi ritrovai dopo un anno che potevo parlare con tutti, anzi molte volte ne sapevo più anche di esperti. Sì. E quindi da lì ho ricominciato la carriera artistica che ho effettivamente faccio a livello professionale dal 2008 più o meno. È grande. È una scuola. È anche una scuola. Sì, adesso da 2 anni ho una scuola di Polaroid a Milano in collaborazione con diversi studi fotografici. La base principale è a Studio 5 in zona Afori. Dopodiché, a seconda delle esigenze della didattica, ci spostiamo in studi più grandi o attrezzati in modo diverso, a cadenza mensile, al massimo in rare occasioni bimestrale. E è un percorso, diciamo, didattico che inizia a settembre e finisce a giugno, con di solito una grande festa e una grande mangiata, più e delle fotografie, diciamo, più tra amici che professionali, però sta portando dei buoni frutti perché con grande orgoglio anche qui a Books on the Wall ci sono diversi ragazzi che hanno cominciato a fotografare poi in Polaroid con me alla scuola e insomma, provo già l'onore e l'orgoglio di portarli in mostra e per me è la soddisfazione più grande. Certo, tra l'altro lo vediamo, sì, lo facciamo vedere bene. Esatto, facciamolo vedere. Vi invitiamo ad andare a visitare la mostra Books on the Wall da Marvin in via Carlo Alberto. Esatto. A Torino, perfetto. Ci sono tutte le Polaroid appunto allacciate al racconto dei libri che sono stati letti dai Polaroiders, ci sono anche le vostre Polaroid e soprattutto un modo anche per scoprirlo, no, questo mondo. Certo. Chissà, magari per lasciarvi trascinare e un giorno conoscere appunto le persone che ci sono dietro. Noi vi ringraziamo tantissimo, Massimo, Alan. Veramente. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Grazie. In bocca al lupo per la mostra. Sempre lunga vita. Fino all'8 giugno.